Neve in Valdaveto, 70 centimetri a Prato della Cipolla, prorogata l'allerta gialla sino a mezzanotte nel Tiguglio. Lavagna approva a maggioranza le limitazioni al piano casa, non si può costruire a Santa Giulia, Sant'Anna e sul Lungo Entella. Limiti alle costruzioni nella fascia collinare di Cogorno, il Consiglio vota a maggioranza, astenuti i gruppi di opposizione. Si è conclusa in tutta la diocesi la giornata dedicata alle confessioni, in questo modo si è incontrata la misericordia di Dio. Ogni domenica di Quaresima il Vespro d'organo al santuario di Nostra Signora di Montallegro per aiutare la preghiera e la meditazione. Premio Recco Città della Vita al villaggio del ragazzo impegnato nella difesa dell'uomo e nell'accoglienza degli ultimi. La settimana del donacibo a Rapallo e a Santa Margherita Ligure, raccolti nelle scuole generi alimentari per i banchi di solidarietà. Un cippo di epoca romana ritrovato sul Monte Ramaceto, presentato il reperto archeologico che sarà esposto in Palazzo Falcone a Genova. Calcio Serie B, prestigiosa vittoria della Virtus Entella sul Bari 2-0, soddisfatti i chiavaresi per la salvezza quasi raggiunta. Signori all'ascolto, buonasera da Alberto Viazzi che conduce in studio questa edizione del telegiornale in regia Giovanni Castello. È ormai passata sul Tiguglio e su tutta la Liguria la perturbazione che ha portato maltempo per tutta la giornata di oggi. C'è stata però anche la neve in Valdaveto, quindi notizie buone per gli appassionati. Domani sarà possibile una bella gita sulla neve a Santo Stefano Daveto. Chiediamo aggiornamenti in diretta a Roberto Meraviglia che è il responsabile della stazione invernale di Santo Stefano Daveto. Buonasera. Signori, buonasera a tutti. Intanto la situazione attuale, ha smesso di nevicare? Sì, praticamente siamo sulla coda della perturbazione, adesso sta ancora nevicando un pochino a tratti, però diciamo oramai il grosso è andato a esaurirsi. E adesso ci ha fatto ancora una discreta quantità di neve, oggi adesso praticamente il tempo è parecchio umido, c'è nebbia, però diciamo la perturbazione da esaurirsi, domani è previsto tempo discreto e così pure per la giornata di lunedì, ai dati che abbiamo al momento. C'è stato anche un forte vento durante la giornata, il manto nevoso a quanto ammonta attualmente? Possiamo stimare circa 60-70 cm a Prato della Cipolla e nella zona del Bue, poi al Bue diventa difficile quantificarla perché come appunto dicevate c'è stato vento forte non solo nella giornata di oggi ma anche ieri. Tanto è vero che oggi comunque non siamo riusciti a girare con la seggiovia alta da Prato Cipolla al Monte 2 perché il vento era troppo forte, l'impianto andava in blocco automatico. Domani invece è prevista l'apertura degli impianti di risalita, tutti anche sino a Monte 2? Assolutamente sì, chiaramente siamo sempre vincolati al fatto del vento più che altro perché se da una parte la meta dovrebbe essere un po' più favorevole come precipitazioni, quindi non dovrebbe fare niente domani, però c'è sempre l'incognita di vento, quindi speriamo che tutto vada per il verso giusto. Le temperature come sono adesso? Attualmente qui a Rocca d'Aveto siamo a 0-1, è parecchio umido comunque. La viabilità è regolare? Viabilità regolare, sì, c'è stato un momento questo pomeriggio dove c'è stato un piccolo accumulo di neve, ma solo dopo Santo Stefano praticamente per salire qui a Rocca. Comunque le strade sono sempre ben tenute, problemi non ce ne sono assolutamente. Grazie per gli aggiornamenti in diretta a Roberto Meraviglia, direttore della stazione invernale di Santo Stefano Daveto e buon lavoro, buona domenica. Grazie a voi, buona serata a tutti i telespettatori anche. In merito alla situazione meteorologica della Liguria, abbiamo accennato, è passata ormai la giornata di maltempo, l'allerta gialla per pioggia però è stata prorogata per quanto riguarda la giornata di oggi sino a mezzanotte nel Tiguglio. Facciamo il punto comunque con il portavoce della Protezione Civile della Regione Liguria, Federico Grasso. È stata una mattinata molto intensa dal punto di vista meteorologico, con raffiche di vento fin quasi a 110 km all'ora, misurate proprio dalla Fontana Fresca sopra Recco, vento di scirocco, quindi vento caldo, che ha in parte protetto la riviera di Levante dalle precipitazioni di tipo nevoso, che si sono avute soltanto sugli estremi più elevati. Neve che invece è caduta più abbondante nella Val Bormida e sul ponente genovese. Per quanto riguarda le piogge nella zona del Tiguglio, abbiamo avuto delle intensità moderate perché al massimo abbiamo registrato 25 mm in un'ora, ma le cumulate sono diventate comunque molto elevate. Abbiamo dei valori che nell'arco delle 12 ore hanno superato i 120 mm, ad esempio a Sella Giartina, o comunque siamo con cumulate intorno
intorno ai 100 mm ad Alpe Gorreto, di nuovo 126 mm a Torriglia. Tutta la zona quindi a cavallo tra Genova e La Spezia è stata interessata da cumulate molto elevate. Ecco, anche il mare ha un movimento ondoso significativo in queste ore. Esattamente, c'è una mareggiata in corso, domani dovremo avere ancora mare molto agitato, seppur in diminuzione rispetto a queste ore. L'allerta nel Levante è stato prorogato sino alla mezzanotte, poi i fenomeni quindi dovrebbero andare a calare? Sì, diciamo che il miglioramento dovrebbe venire atteso a momenti, iniziare dall'estremo ponente, poi spostandosi molto lentamente verso il Levante Ligure. È un passaggio abbastanza rapido, verosimilmente per la giornata di domani avremo delle ampie schiarite, ma non escludiamo in particolare sul Levante della regione ancora nuvole con qualche isolato rovescio, quindi una variabilità che potrebbe dar luogo a entrambi gli scenari. E a proposito della mareggiata, hanno corso pericolo due coniugi di 50 anni di Asti che ieri pomeriggio, nonostante le condizioni del tempo del mare, anche se stessero peggiorando, hanno deciso di fare una passeggiata lungo il molo a Punta Sant'Anna a Recco. Improvvisamente sono stati investiti da un'onda e sono finiti sulla scogliera. Le grida dei due hanno attirato l'attenzione di una pattuglia dei carabinieri che stava effettuando un servizio di controllo. I militari hanno soccorso i coniugi insieme al personale del servizio 118. I due sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, fortunatamente non sono in pericolo di vita. Siamo ora alla politica amministrativa, anche Lavagna ha votato le limitazioni al piano casa, escludendo Santa Giulia, Sant'Anna e Lungoentella dalla possibilità di ampliamento delle costruzioni, ma ci sono state polemiche perché il centro storico, la collina e Arenelle sono state tralasciate. A Lavagna sono escluse dal piano casa, ossia dalla legge regionale che offre la possibilità di ampliare le abitazioni e di realizzare case laddove ci sono magazzini, le zone del Fiumentella, il sito di interesse comunitario di Sant'Anna e il centro di Santa Giulia. Le modifiche sono state approvate dal Consiglio Comunale con i voti favorevoli della maggioranza e dei consiglieri Maggi e Giorgi. È previsto che non ci sia nessuno incremento di volumetria. Specialmente io mi riferisco nella zona di Santa Giulia, che è un gioiellino, mi sembra anche assurdo andare a poter fare qualcosa di diverso. Contraria Alessandro Lavarello del Movimento 5 Stelle, per il quale le maglie della legge restano ancora troppo larghe, specie per la zona di Cavia Arenelle di Via Bacchini, e Mauro Caveri e Giuliano Vaccarezza di Uniti per Lavagna, che criticano il fatto che la delibera resti ancora troppo vaga per quanto riguarda la collina ed il centro storico di Lavagna, senza porre paletti precisi sulla possibilità di ampliare le abitazioni. La maggioranza ha voluto poi ritirare la pratica relativa al cosiddetto ecomostro di Cavi, lo scheletro di Via Romana, mai condonato e oggetto di un contenzioso amministrativo al Consiglio di Stato, perché necessita di ulteriori approfondimenti da parte degli uffici. La volontà della proprietà sarebbe stata quella di far ricadere questa struttura nella fattispecie prevista dalla legge regionale che consente la riqualificazione degli alberghi a fini residenziali, approvata la possibilità di ristrutturazione per altre tre strutture alberghiere di Cavi. Noi abbiamo portato avanti il problema per quanto riguarda gli alberghi, che quella famosa legge avevano già vinto anche i ricorsi al TAR, quelli sono dove daremo corso a quello che era la legge e quindi a mettere il cambiamento di destinazione d'uso, mentre per i capannoni anche lì ci sono delle regole ben precise che ci atteremo a quello che è il piano casa. È stata la volta di Cogorno oggi pomeriggio a votare le limitazioni al piano casa della Regione Liguria. Un aggiornamento in diretta con Gino Garibaldi, che è il consigliere delegato all'urbanistica. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Intanto per la zona collinare ci sono le principali limitazioni. Sì, noi abbiamo individuato un parametro di superficie minima di 50 metri per immobili assoggettati al mutamento di destinazione d'uso, ai sensi dell'articolo 3 bis, e 1,60 per la media delle unità immobiliari abitative derivante da frazionamenti ai sensi dell'articolo 3, negli ambiti appunto rurali della collina, agricoli e boscati. Quindi questo secondo discorso fa riferimento a unità abitative già esistenti che si possono frazionare, però si parte da un limite minimo, se non andiamo errati, di 120 metri quadrati lordi sui quali poter operare, e poi devono essere fatte entro determinati parametri queste suddivisioni, questi frazionamenti. Praticamente in parole povere, per poter far razionare un'abitazione già abitativa, nel senso un locale già abitativo, ci vuole una media dei 60 metri, cioè vale a dire se io ho 120 metri posso fare un appartamentino da 80 e l'altro piccolo magari
un familiare o quant'altro, di 40 metri, la media sempre 60. E questo è un modo anche per contenere un po' tutta la zona della collinare, del carico, mantenere un po' il carico insediativo, in quanto abbiamo anche problemi di infrastrutture. E questo è un primo problema. Mentre per quanto riguarda la trasformazione dei mobili assoggettati all'ammutamento di destinazione d'uso, è stato previsto 50 metri quadrati, questo per dare più possibilità di recupero dei manufatti non abitativi e in modo particolare quelli che sono diluti e quantomeno necessitano di interventi. Un altro capitolo, Gino Garibaldi, riguarda il centro storico di Cogorno. Che cosa è previsto a questo riguardo? Abbiamo individuato all'interno della zona dell'ambito della Basilica dei Fieschi, centro storico, una sottozona all'interno della quale trovano applicazioni e disposizioni di quell'articolo 3, 3 bis e 4 che sono previsti conversioni d'uso esistenti, relative pertinenze e naturalmente manutenzione, in quanto sono presenti immobili privi di pregio tale da escludere l'applicazione sopracitata delle disposizioni della legge 49, bensì meritevoli dei predetti interventi di adeguamento. Bisogna spiegare un pochino meglio. Allora, intanto per quanto riguarda il centro storico ci sono alcuni edifici che non si possono toccare, e invece sono possibili delle ristrutturazioni e degli ampliamenti a quali requisiti? Questa sottozona che noi abbiamo fatto esclude i manufatti storici e naturalmente in questo sottoambito gli interventi possono essere fatti di manutenzione, di ampliamento, di ristrutturazione e del cambio d'uso. Questo ci permette di dare possibilità anche di vivere pienamente il centro storico, cosa che noi l'amministrazione sta tentando sempre più di renderlo fruibile. Questo riteniamo che sia un passaggio importante, perché comunque sia va nell'ottica della conservazione delle peculiarità del centro storico così importante come quello della Basilica, ma bensì anche di recuperare quell'abitativo che in questo momento, quelle manufatti che in questo momento sono non conformi anche alle norme paesaggistiche, ma che hanno bisogno di ristrutturazione. Pertanto noi riteniamo che con questa possibilità diamo ai cittadini la voglia anche di poter intervenire. D'accordo, quindi su questo si applica il piano casa, si applicano le previsioni del piano casa della Regione Liguria. Grazie a Gino Garibaldi per l'intervento in diretta, consigliere delegato all'urbanistica del Comune di Cogorno. Buonasera. Buonasera, grazie. Veniamo ora ai temi di carattere religioso. In tutta la diocesi si è conclusa la 24 ore per il Signore, una giornata dedicata particolarmente alle confessioni. A tale scopo alcune chiese sono rimaste aperte ieri sera e oggi per tutto il giorno per consentire ai fedeli di dedicare tempo all'adorazione eucaristica e al sacramento della confessione. Nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, oggi pomeriggio, la Santa Messa conclusiva che abbiamo trasmesso in diretta TV è stata celebrata dal prevosto Don Gian Lorenzo Borzini, che ha sottolineato come nella confessione si incontri la misericordia di Dio. Il culmine si trova in Gesù Cristo, ha detto il prevosto. Dio non ha mandato una filosofia o una morale, ma suo figlio. Dio diventa uomo per incontrare gli uomini e abbracciarli. Il Padre non ci castiga, ha insistito Don Borzini, ci ama come siamo anche dopo il male commesso. Il giudizio del Padre si chiama amore e dall'amore discende sempre il perdono. La festa, ha aggiunto il prevosto, è quando ci accorgiamo di questo Padre, un amico che non viene mai meno. Ogni volta che cadiamo, il Signore vuole che ricominciamo. Nell'immagine abbiamo visto la fase finale della celebrazione eucaristica. Domani, quarta domenica di Quaresima, si celebra in diocesi la giornata dei ministeri laicali e delle cantorie. Nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, alle ore 17:30, i vespri cantati, poi alle 18 la messa presieduta dal vescovo Tanasini. Sarà il giubileo per i laici che esercitano questi ministeri, ossia quello di rettore, di ministro della comunione e di sacrista. Anche per coloro che prestano il loro servizio in uno dei molti cori della nostra diocesi, questo sarà l'appuntamento giubilare. Nelle domeniche di Quaresima, al santuario di Nostra Signora di Montallegro, sopra Rapallo, si tiene il vespro d'organo. Si tratta di una occasione per la meditazione e per la preghiera, accompagnata con musiche a tema. Inizio alle ore 15:30, poi alle 16 la Santa Messa. È un'iniziativa che è nata 2 anni fa, quindi questo è il terzo anno che facciamo questa cosa, ed è nata proprio dal desiderio di creare nei fedeli appunto maggiore riflessione, un momento in cui comunque l'organo sotto certi aspetti dovrebbe suonare di meno. Ecco, e qui appunto abbiamo comunque specificato sia la meditazione, appunto le letture meditative, e la scelta dei brani. Ecco, nella scelta dei brani organistici che sono stati selezionati alcuni corali,
del periodo anche del, antico, quindi del tardo Cinquecento, che poi Bach ha ripreso e vengono utilizzati proprio come preludi ai corali, come ad esempio del Se tu m'accogli, che è un canto proprio tipico e del periodo quaresimale che i fedeli ogni domenica appunto cantano accompagnati dall'organo. In questo anno giubilare è anche un'occasione per andare al santuario, quindi visitare una chiesa giubilare e poi partecipare a questo momento di preghiera e di musica. Sì, in queste domeniche, rispetto all'inizio della, nostra iniziativa, il numero delle persone è aumentato, quindi c'è più interesse, conoscono già di più questa iniziativa e quindi c'è maggiore partecipazione. Il premio Recco Città della Vita è stato assegnato questa mattina nella sala consiliare del Comune all'opera diocesana Villaggio del Ragazzo fondata da Don Nando Negri. Un particolare apprezzamento è stato espresso per l'attività che il villaggio svolge nell'accoglienza dei migranti, dei richiedenti asilo e per le nuove emergenze della società. Nel 2000 la città di Recco ha istituito un riconoscimento denominato appunto Recco Città della Vita, che viene ogni anno consegnato a coloro che si sono particolarmente distinti nella tutela della vita, intesa dal concepimento fino all'estinzione naturale. Quest'anno abbiamo inteso conferire questo riconoscimento al Villaggio del Ragazzo, non solo nella memoria del decimo anno dell'ascesa in cielo di Don Nando, ma anche come segno tangibile di testimonianza e di riconoscenza a questa realtà estremamente importante per tutto il nostro territorio. Ai tempi di Don Nando facilmente i premi e lui era dispiaciuto che arrivavano alla sua persona. Oggi è sicuramente contento dal paradiso che è alla sua creatura, al suo figlio grande, cresciuto, ecco, che è il villaggio. Chiaramente nella citazione, nel comunicato stampa c'è tutta la memoria di Don Nando, quindi, però è bello che sia all'opera che da Don Nando, con la fecondità e la fantasia della carità, è nata. Cosa vuol dire per il villaggio questo premio? Ma vuol dire un incoraggiamento sicuramente a continuare la strada che Don Nando ci ha insegnato, a trovare le vie di attualizzazione, ad esempio oggi l'accoglienza dei migranti per quel poco che abbiamo fatto, l'emergenza abitativa, il dormitorio che partirà a breve, in cui davvero i risultati non sono mai garantiti, ma vale la pena di spendersi, perché quello che si fa per una persona si fa per tutta l'umanità. Restiamo nel campo della solidarietà con il prossimo servizio, perché si è conclusa la settimana del Donacibo, la raccolta di generi alimentari a sostegno del Banco di Solidarietà. Vediamo com'è andata nelle scuole di Rapallo e di Santa Margherita Ligure. La decima edizione del Donacibo, la raccolta di generi alimentari a sostegno del Banco di Solidarietà, che viene organizzata nella terza settimana di Quaresima, si è svolta anche quest'anno a Santa Margherita Ligure Rapallo, in diverse scuole cittadine. A Santa Margherita hanno aderito l'asilo dei Pisti Tuti Rainusso, la scuola elementare Scarselle e la media Rossi. Qui in particolare i ragazzi hanno ascoltato la testimonianza dei volontari sull'attività del banco e inscatolato gli alimenti che venivano portati dai loro compagni. Li hanno pesati e preparati per il trasporto nel nuovo magazzino di via Costa Secca. Fa parte del processo educativo per i ragazzi. Effettivamente poter fare qualcosa per gli altri è sempre un insegnamento grandioso, direi. Il concetto di comunità educante lo stiamo sviluppando parecchio, soprattutto quest'anno abbiamo sottoscritto delle linee guida con il comune di Santa Margherita, proprio per ragionare insieme su quali siano le azioni di interesse per i ragazzi verso la comunità e della comunità in relazione alla scuola. A
differenza di quanto accade per la colletta alimentare che si svolge a livello nazionale l'ultimo sabato di novembre, il Donacibo sostiene solo la realtà locale. Gli alimenti a lunga conservazione che i ragazzi hanno portato a scuola andranno nei pacchi che mensilmente i volontari portano a casa delle famiglie assistite proprio a Santa Margherita. Una sessantina di pacchi circa per 140 famiglie, 140-150 famiglie. Per te Simona che tipo di esperienza è questa? Ma guarda, è bellissima, c'è un'esperienza proprio perché loro ti danno veramente tanto, cioè io sono proprio legata tantissimo a una famiglia che si è trasferita a Rapallo, però gli porto sempre il pacco anche con difficoltà perché a volte non sempre è facile, e proprio quando, cioè, non lo so, si crea proprio anche con i bambini, cioè sono proprio legati, ti saltano, insomma, vabbè, ti vengono incontro, no? E sembra quasi che aspettano quel momento. E siamo ora alla cultura con una notizia che riguarda il ritrovamento del ceppo di epoca romana sul Monte Ramaceto. L'importanza di questa scoperta è stata illustrata in conferenza stampa a Chiavari. A tale riguardo abbiamo sentito Giovanni Mennella, presidente della sezione Tiguglia dell'Istituto Nazionale di Studi Liguri, e Italo Franceschini, colui che per primo si è imbattuto nel reperto. Il cippo sul Monte Ramaceto, nel comune di Orero, era stato trovato nel 1988 da un gruppo di guardie forestali, ma solo dopo recenti studi si è scoperta la sua reale valenza archeologica. È stato necessario così intraprendere nuove ricerche sul posto. La prima era stata ovviamente casuale, ecco, incidentale, insomma, perché la curiosità del cippo e poi la scritta in una faggeta così al di fuori di ogni contesto era appunto una cosa curiosa. E poi ritrovare il punto preciso a distanza di 27 anni, ripeto, con le condizioni del soprassuolo forestale mutate, le strade che allora c'erano non c'erano più, è stata un'impresa, però fra tutti insomma siamo riusciti. L'importanza archeologica del cippo, che prossimamente sarà esposto a Palazzo Falcone in via Balbi a Genova, è stata compresa per primo dal docente di epigrafia latina e storia romana Giovanni Mennella. Sul Monte Ramaceto abbiamo trovato una straordinaria cosa, cioè un cippo di età romana risalente al secondo secolo dopo Cristo, che reca su un lato una scritta, e questa scritta dice: Caesaris nostri, proprietà del nostro imperatore. Si tratta di una rarissima attestazione che rimanda a proprietà del latifondo imperiale proprio sul Ramaceto. E quindi è una scoperta fondamentale e ci costringerà a rivedere completamente lo stato degli studi, quindi latifondo e anche piccola proprietà, ma soprattutto latifondo, e in una zona come il Ramaceto dove nessuno avrebbe pensato di poterlo trovare. È stato presentato il concorso internazionale di foto subacquee in mare Portofino, promosso dal comune di Santa Margherita Ligure. Le iscrizioni apriranno il 15 di marzo. Ora sfogliamo l'agenda degli appuntamenti con Maurizio Garreffa. Domani sarà domenica 6 marzo. Dalle 8 alle 12 in piazza Severino a Borzonasca ci sarà una raccolta di sangue con autoemoteca organizzata dalla sede Avis di San Colombano. Dalle 8 alle 20 si svolgerà in Corso Genova a Lavagna la tradizionale fiera dell'agricoltura. Saranno presenti oltre 116 banchi. Alle 9, davanti alla chiesa di San Rocco di Camogli, ci sarà il punto di ritrovo per l'escursione lungo il sentiero dei tubi, un'occasione per ripercorrere l'antico tracciato dell'acquedotto che riforniva d'acqua il borgo marinaro. L'orario di rientro è previsto per 1:00. All'auditorium di San Francesco di Chiavari, nell'ambito dell'iniziativa Fiaba Naturando, alle 15:30 si terrà un convegno su natura e salute dal titolo Cervello e intestino si parlano, tenuta da Paolo Mainardi e dai nutrizionisti Paolo Carta e Alessio Paggi. Alle 17:30 invece ci sarà il concerto di street music. All'Hotel Metropole di Santa Margherita Ligure alle 15:30 sarà offerta la merenda a base di torte dolci, al termine della quale saranno premiati i pasticceri. Per il secondo appuntamento della rassegna Concerti Aperitivo, al Teatro delle Clarisse di Rapallo sarà protagonista alle ore 16 il duo Kirill Rybarski al trombone e Milica Sperovic al pianoforte. Alle 17 all'Auditorium Campodonico di Lavagna sarà proposta una riflessione dal titolo Ni una mas, testimonianze sulla violenza di genere. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Sant'Ambrogio Musica. E infine al Teatro Emiliani di Genova Nervi alle 17 il sax di Carlo Atti e la voce di Alan Farrington daranno vita ad un concerto.
Siamo ora allo sport. Per il calcio si è disputata la giornata del campionato di Serie B. La Virtus Entella in casa ha battuto il Bari 2-0 e continua così a sognare. Non ci sono più parole per definire il campionato dell'Entella di Alfredo Aglietti. Allo stadio comunale i biancocelesti hanno vinto ancora, lo hanno fatto contro un avversario vero, ovvero il Bari. Dopo un primo tempo molto equilibrato nel quale l'Entella aveva avuto delle buonissime occasioni, la ripresa è stata sbloccata dal gol dell'ex, il più atteso, Ciccio Caputo, abile a mettere al volo in rete una cross di Gaetano Masucci. Lo stesso Masucci pochi istanti dopo raddoppiava per il definitivo 2-0 che mandava veramente in visibilio il pubblico del comunale, che nel finale ha incitato veramente a gran voce la squadra. Applausi per tutti, da Staiti a Troiano, passando per Alfredo Aglietti, che è veramente in questo momento l'uomo che ha fatto fare quest'alto di qualità in più a questa squadra. Posso che fare complimenti alla squadra, abbiamo fatto un'ottima gara, abbiamo concesso solo un'occasione a Rosina, cui Ale è stato molto bravo a intervenire, e poi per il resto abbiamo dominato, sia nel primo che nel secondo tempo, con grande compattezza, concedendo poco e niente agli avversari sia prima sia dopo il gol, e credo che oggi sia una prova di maturità importante da parte della squadra. Sono d'accordo sulla migliore prestazione, anche perché avevamo di fronte il Bari, insomma, una delle corazzate di questo campionato, non l'ultima arrivata, e credo che, insomma, questi tre punti siano fondamentali, intanto perché ci consentono di arrivare a 47, quindi essere un passo alla salvezza, e poi dopo vediamo quello che succederà da qui in avanti. Noi oggi credo che abbiamo dato un segnale forte a tutti, perché oggi abbiamo dato una dimostrazione di forza, di compattezza e di un gruppo, di un vero gruppo, un gruppo di uomini. Mancano 3 punti ai 50 per consolidare questa salvezza, poi dopo vediamo quello che succede e sicuramente ci divertiremo. Rapallo è stata presentata ufficialmente Rea Palus Race, manifestazione sportiva in programma domenica 3 aprile. Il percorso si snoda tra la spiaggia in zona Lido, il lungomare rapallese, la spiaggetta del Castello sul Mare e lungo la mulattiera che porta al santuario di Montallegro, dove ci sarà il traguardo della gara. Il rientro dei partecipanti avverrà con la funivia. Le categorie di iscrizione sono 3, elite riservata agli esperti, amatori per singoli partecipanti e gruppi da 5 persone. Al termine della gara, nella zona di Rotonda Marconi, ci saranno stand gastronomici e concerti. Le iscrizioni si possono effettuare sul sito internet www.reapalusrace.it. Leonardo Bacciocco, giovane atleta della scuola federale Amis Admo di Chiavari e Lavagna, è stato convocato nella nazionale allievi under 18 di pallavolo, che scenderà in campo dal 24 al 28 marzo al torneo Ferruccio Cornacchia di Pordenone. Bacciocco è cresciuto nel settore giovanile, passando dal mini volley sino alla Serie D. Convocazione anche per Manuel Biasotto, classe 2001 del volley Sant'Antonio Genova, in prestito alla società levantina per il campionato under 15. Chiudiamo con gli aggiornamenti di cronaca. Nonostante la giornata di maltempo, non ci sono segnalazioni di disagi né per quanto riguarda la circolazione ferroviaria né per quella autostradale. Non ci sono stati interventi di rilievo neanche da parte dei vigili del fuoco. Per la cronaca, aveva ricevuto 200 euro a titolo di acconto per effettuare il trasporto di un motorino dalla Calabria a Cogorno, però dopo aver ricevuto il denaro non ha effettuato il trasporto. Per questo una camionista di 43 anni, italiano, è stato denunciato da un 41enne di Cogorno. I carabinieri di Lavagna, al termine di accertamenti, lo hanno deferito all'autorità giudiziaria. Al termine del telegiornale potrete seguire il film Mia moglie si sposa con Marilyn Monroe. Domani non andranno in onda i notiziari, essendo domenica. Ricordiamo però la rubrica Guardando la settimana. Alle ore 17 per la rubrica Paese mio riproporremo la puntata di Velva. Alle ore 18 collegamento in diretta con la cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari per la Santa Messa per la giornata dei ministeri laicali e delle cantorie. L'informazione tornerà lunedì con il TG13 a partire dalle ore 12:45. A tutti voi grazie dell'attenzione. Buon proseguimento di serata e buona domenica.